L'Uganda, e in particolare la regione del Karamoja, sta vivendo in termini di siccità la stagione più dura degli ultimi 10 anni. Il direttore di Africa Mission di Piacenza, Carlo Ruspantini, che nella settimana scorsa ha raggiunto la sede di Moroto per avviare insieme ai collaboratori locali l'ambizioso progetto di perforazione di 100 pozzi nel triennio 2015-2017, racconta che è dalla metà del mese di dicembre del 2014 che in Karamoja non piove nemmeno una goccia. I missionari raccontano che sono almeno 10 anni che non si vedeva una stagione secca dura come questa. Noi quando parliamo di Uganda ci riferiamo alla parte nord, alla regione del Karamoja, che è la regione senz'altro poverissima, più povera dell'Uganda, ma addirittura si dice anche una delle più povere dell'Africa. Quindi una regione ancora di seminomadi che vivono ancora dentro delle capanne e che vivono un po' in balia degli eventi, soprattutto anche del meteo. Pertanto quando c'è questa siccità loro pagano un prezzo pesante perché ci va di mezzo alla loro sopravvivenza. Ed allora la risposta del movimento creato dal compianto Don Vittorione non poteva che essere quella di avviare una nuova ed ambiziosa campagna, la perforazione di 100 nuovi pozzi per acqua potabile. Dopo aver perforato 13 pozzi nella diocesi di Moroto, giovedì 19 marzo i mezzi della perforazione sono partiti per raggiungere la diocesi di Kotido nel nord del Karamoja, dove nei prossimi 3 mesi verranno perforati 25 nuovi pozzi. Questa campagna è nata spontanea dopo l'incontro avvenuto con Papa Francesco a Roma nell'udienza del 3 dicembre 2014. La campagna infatti è stata denominata il Pozzo di Papa Francesco perché è nata dal dono del 1000° pozzo che il movimento ha fatto al Papa e dall'invito che lo stesso Papa Francesco ha rivolto all'organizzazione piacentina, ovvero continuate, continuate, continuate. I nostri operatori che sono giù ci hanno avvisati che si tratta di una situazione di emergenza alla quale noi non possiamo restare indifferenti. Ecco perché allora come movimento abbiamo pensato di lanciare ancora una volta una campagna pozzi e vorremmo nei prossimi 3 anni scavare ancora 100 pozzi nella regione del Karamoja. Partendo da questo pozzo un po' speciale che abbiamo donato al Papa Francesco, il 1000° pozzo, ecco da lì siamo ripartiti con entusiasmo perché il Papa ha detto al nostro Presidente Carlo Antonello e al Vescovo di Moroto, continuate, continuate, continuate a fare quello che state facendo. E siamo tornati da Roma, da questa udienza, con nel cuore il desiderio di obbedire al comando del Papa e di continuare quindi a scavare pozzi.